La strategia per ora non ha effettuato nessun cambiamento, nonostante hanno provato ad applicarla per ben 5 anni nei paesi europei. Anzi, la comunità civile riferisce che la situazione per Rom e Sinti sta peggiorando. E la strategia non porterà da nessuna parte se non verranno cambiati i metodi. Bisogna iniziare a cambiare la legislatura e investire sistematicamente in scuola, casa e lavoro per effettuare un vero cambiamento per le comunità Rom e Sinti. Per quanto riguarda la casa, oggi i Rom come vivono? No, i Rom continuano a subire sgombri forzati nonostante i molteplici richiami della Commissione europea e stanno vivendo in realtà un alto disagio. Per quanto riguarda l'istruzione invece? L'istruzione è uguale, perché se i gruppi Rom vengono sgombrati i bambini non possono andare a scuola. Il fatto che vengano sgombrati in maniera forzata, questa cosa causa degli effetti negativi sia nel campo scolastico, sia nel campo sanitario e sia nel campo abitativo. Invece in Italia? Nonostante in Italia ci sia il Giubileo della Misericordia, gli sgombri forzati sono triplicati negli ultimi 3 mesi. Questo mi sembra che non sia cristiano innanzitutto, ma che non sia umano, e penso che l'Europa debba iniziare veramente a impegnarsi seriamente per cambiare queste cose. Da Rom e Sinto mi viene da dire che finché i Rom rimarranno soli in questa battaglia sarà difficile per noi, e chiediamo veramente all'Europa che cambi il suo metodo di pressione sull'Italia, sull'Ungheria, sulla Francia, sulla Cecoslovacchia, sulla Romania, perché per ora questi paesi non hanno cambiato niente, anzi stanno diventando sempre più cattivi e sempre più devastanti. Simbolicamente sarebbe molto bello se, con tutte le bandiere che sono dietro a questa sede, sono rappresentati tutti i paesi europei, venga stesa anche questa bandiera, che è la bandiera dei Rom e Sinti, riconosciuta dall'Europa, però non la vedo sventolare fra le sue bandiere. Sarebbe il momento giusto di farla sventolare, di dare un segnale al mondo. Se l'Europa riconosce i Rom e Sinti, deve poter far sventolare questa bandiera. Sarebbe motivo per noi Rom anche di orgoglio essere riconosciuti in tutti i modi possibili dall'Europa.